Oggi andiamo tra edicole e negozi a caccia di affari insieme alla nonna. Sì, ma nelle edicole le mie preferite, perché io lì pullo tantissimo. Nonna, ormai sei diventata un'esperta. Certamente. Ma andiamo a caccia di carte o anche di bustine? Vabbè, andiamo a caccia di carte. E anche di bustine, e quindi anche di andiamo bustine. Con la prima edicola. Andiamo. Buongiorno. Buongiorno. Salve. Diamo un'occhiata prima di tutto, io direi, ai giornalini, se magari troviamo qualcosa a tema Pokémon, sì. Appunto. Allora ragazzi, qui possiamo vedere Playmobil, Lego, ok, adesso controlliamo se troviamo qualcosa di Pokémon, mi sembra di vedere... Oh, questo, che... appunto, la signora ci ha sentito che volevamo qualcosa di Pokémon, ci ha portato questo. Questo che cos'è? Vedi? Ok, quindi diamo un'occhiata anche a quelli, grazie, gentilissima signora. Grazie. Questo non l'ho mai visto praticamente. Diamo un'occhiata e vediamo che cos'è. Questo è un giornalino, tutto quello che devi sapere sui Pokémon. Bello, guardate eh? Qui, c'è il Pokédex, c'è l'intero percorso. Penso strategie. Ah, ok, questa è tipo la guida sia per i giochi che per il collezionismo. Dentro anche, guarda, la scatolina di Pokémon per il portamazzo. Questa è bellina, raga, però non è quello che stiamo cercando. Bene ragazzi, adesso invece andiamo... Le recitiamo sempre, le commedie di Eduardo, le recitate, conosce Eduardo De Filippo, facevamo gli spettacoli e poi gli davamo in beneficenza. Nonna, recita in beneficenza per YouTube. Ah, ma ragazzi! No, nonna, perché c'è il microfono, si sente esattamente tutto quello che dici, quindi non posso parlare sopra. Dai, su, ok. Bene ragazzi, questo è molto interessante, ma voi sapete che io colleziono quelli con dentro le bustine, quindi vediamo se troviamo qualcosa di un po' più vecchiotto con le bustine. Andiamo a guardare. Abbiamo qui quello lì che abbiamo visto l'ultima volta con anche il paradosso, anche questo. No, questi sono tutti quelli recenti ragazzi, quindi no, questi qui non ci interessano, noi cerchiamo qualcosa tipo con spade e scudo. Che i giornalini con spade scure. Non ci stanno qua. No, questi sono quelli con scarlatto e violetto, nonna. Ah. Sono quelle espansioni più nuove. A noi ci piacciono quelle un po' più vecchie. Anche le bustine, cerchiamo quelle più vecchie. Adesso facciamo passare la fila e chiediamo alla signora. Va bene. Buongiorno signora, mi scusi, già l'ho detto buongiorno. Per caso ci sono rimaste delle bustine di Pokémon? Lo poggio qui. Ah, vedi. Sì, grazie, lui, molto gentile. Lui. Perché grazie. Siamo sempre a caccia delle bustine un po' più vecchiotte. Vediamo un poco, dai. Non di vintage, mi avete già corretto, lo so, non sono vintage, è un termine che usiamo per capirci. Ecco. Guardiamo un po'. Ok, qua. Vediamo qui se troviamo qualcosa di interessante. Vediamo. Appunto delle espansioni un po' più vecchiotte. Allora, scarlatto e violetto non ci interessa, però i tempeste argentate ci interessano. E abbiamo il Lugia, questo già lo tiriamo via. C'è evoluzione Tere? Nonna, magari, adesso diamo un'occhiata, quella è l'espansione più rara in assoluto, si fa una fatica bestiale a trovarla. Vediamo, dai. Adesso vediamo se magari... Allora, qui intanto abbiamo ancora scarlatto e violetto. Oh, lucentezza siderale, ok. Non la nostra espansione preferita, però comunque sta tenendo abbastanza bene il mercato, ragazzi. Noi, origine perduta sarebbe il top. Astri lucenti, questa molto interessante, ce la tiriamo via, assolutamente. Quella è la lucertola che ho trovato l'altro giorno. Quella è la lucertola che ho trovato l'altro giorno. Sì, sì, nonna, è quella che hai trovato te l'altra volta. Ah, esatto, okay. Adesso... paghiamo queste due bustine, intanto queste le prendiamo garantite. Il libretto io lo restituisco, molto bello signora, ma non fa parte del genere che cerchiamo. Oh, ragazzi. Arrivederci di nuovo. Arrivederci, salve. Ragazzi, la signora gentilissima, ma questa edicola qual è? È l'edicola Baiocchi. Adesso bello. Potete vedere l'insegna qual è e la gente del posto penso che abbia già capito dove ci troviamo. Ma questo ve lo diremo più avanti. Però ragazzi, adesso sapete che dobbiamo anche aprire le bustine, perché noi non acquistiamo e teniamo, ma vi facciamo vedere anche la nostra ludopatia. Nonna, quale bustina? Astri lucenti o tempesta argentata? Si prende il Charizard, giustamente, no? Va bene, vediamo chi vince questa sfida dove non abbiamo scommesso niente. Vediamo e speriamo che siamo fortunati. Mamma, nonna, cattivissima, super sì, aggressiva. Sì, perché io voglio vedere subito. Codicino, così, codicino. Guarda. Voilà, vediamo. Vediamo se c'è qualche pull. Vai, nonna, scorri le carte. Oh, madonna mia. Vediamo, vediamo. Niente. Bustina vuota, ragazzi. Aspetta, non c'è neanche la olografica. Aspetta. Come al solito, Astri Lucenti con noi è sempre cattivissimo in una maniera incredibile. Niente. Vuotissima. Ma vediamo invece Tempesta Argentata.
Allora, abbiamo l'ughia davanti che sia un segno, il codicino non si sa perché, non si sa perché li fanno girati dall'altra parte così. Intanto ve lo faccio vedere, lo abbiamo qui. Senza trick, non c'è trucco, non c'è inganno e non c'è neanche il pull, c'è soltanto un'olografica. Benissimo! Ma nonna, adesso invece dove mi porti? Dobbiamo andare alla seconda edicola a vedere. Ok, quindi andiamo. Andiamo. Entriamo nella seconda edicola, ragazzi. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Andiamo subito nell'area Pokémon delle bustine. Ma nonna, questa è quell'edicola dove l'altra volta avevamo trovato anche qualcosa di evoluzione terra e origine perduta, vero? E se non mi sbaglio sì. È proprio questa. Qua. Infatti sì. Mi aveva già portato sì. In questa edicola e questa penso che sia anche la preferita della nonna. Sì, allora, sì, girando abbiamo un tempesta argentata. Qui abbiamo due tempeste argentate separati, quindi sicuramente ci prenderemo questi che sono già separati. E poi? Chiediamo al commesso e vediamo se troviamo qualcos'altro tipo origine perduta, appunto evoluzione terra, astri lucenti. Sì, come avete visto nel video ci piacciono, però queste sono tutta roba abbastanza nuova, ma qui abbiamo Destino Paldea, anche se 10 euro ragazzi onestamente non lo prenderei a bustina, dico la verità, però possiamo andare avanti qui che abbiamo tutto, niente, ossidiana, totalmente ossidiana, comunque molto organizzata, anche perché se notate ragazzi mettono gli artwork tutti insieme, quindi esatto. Sistemano tutto perfettamente insieme, mm-hmm. No? Quindi veramente bello. Ma direi di prendere soltanto queste due bustine di tempesta argentata. Tu dici che va bene? Queste due, dai. Adesso chiedo subito se posso tirarle via o viene lui. Va benissimo. Posso fare? Ok, grazie. Ci siamo. Allora, ti prendo queste due bustine e se mi puoi dare anche 10 degli amici cucciolotti. Non mi chiedere la correlazione. Ci piaccio. No. Sono ancora bambino. E quando cresci? Prima o poi cresco, lo giuro. Guarda di quanta roba di tema Pokémon. Abbiamo fatto un gran danno, però abbiamo i nostri amici cucciolotti. Questo è l'investimento del futuro, non nei Pokémon. Abbandonate i Pokémon e andate sugli amici cucciolotti. Nonna, adesso andiamo a aprirci queste fantastiche bustine belle sedute al comodo e al caldo. E speriamo che esce qualcosa di buono. Nel mentre, Gioia, ti ho portato la merendina. Wow, nonna. Piccolina, nonnina. Fai una merendina. Beh, sì, dai, mentre spacchettiamo. Ti stai un po' sciupato, amore. Dai, mangia. C'ho coso così bloccato qui. Non è ora che devi mangiare tu. Ragazzi, voi avete fatto colazione, no? Dai, io non voglio più registrare dai. Con la nonna. Dai. Vediamo un poco. Vai, nonna. Io ho detto che troviamo un Lugia. Adesso vale anche il Diastro, l'Hyper e il V, Quindi speriamo, controlliamo. Dai. Nonna, tu finora con i nostri spacchettamenti ancora non hai mai pullato niente. Cavolo, però, è una cosa incredibile. Soldi senza... L'unica volta che hai pullato è quando hai tagliato la bustina nello short. Infatti. Dai, io sono già pronto. Facciamo che faccio prima io, poi arriva la nonna. Intanto il codicino che ultimamente è girato, quindi non vi faccio vedere il colore. Ok. Non andiamo a fare trick, facciamo molto alla veloce, ragazzi. Vediamo. La TG ragazzi, almeno non è vuota, quindi un piccolo pull l'abbiamo fatto, non male, vediamo la nonna. Il codicino ce l'abbiamo qui, questo della nonna. No, facci vedere tutto come prima. Oh là là. Vediamo se pulla qualcosa, sarà anche ora che pulla, niente, vuota. Niente. Alla nonna non gli facciamo più aprire neanche una bustina, raga, basta. Non ci sto, non ne compro più, non pullo mai niente. Nonna, ma in questa terza edicola ci siamo allontanati un po', quindi esatto. Dove mi hai portato? Qua, in questa edicola, un altro sono venuta qua, non so perché, sì. E sono entrata e c'era un sacco di cose belle. E quindi andiamo a vedere. Andiamo a vedere, scusa. Entriamo. C'era ancora? Prego, nonna, okay. Entri prima lei. Buongiorno. Buongiorno, salve. Buongiorno. Allora, ti faccio vedere io come le troviamo, vuoi vedere? Vai, basta che chiedi tu, nonna. Allora, mi vogliamo affido a te. Vedere un po' di bustine di Pokémon. Grazie. Ok, abbiamo quelle della Jadis. Sì. Iniziamo subito a controllare, nonna, se c'è qualcosa di spada e scudo. Ok. Vediamo un poco, dai. Ok, allora, controlliamo questo. Qui abbiamo ossidiana. Questo è tutto ossidiana, ragazzi, quindi no. Andiamo a controllare anche questo qui. Anche qui abbiamo ossidiana. Noi, come sapete, stiamo cercando qualcosa in realtà spada e scudo o magari anche sole e luna sarebbe top. Ecco qui. Vediamo. Tempesta argentata, questa la tiriamo subito via. E lucentezza siderale non ci interessa. Andiamo avanti, ragazzi, un'altra tempesta argentata, questo lo tiriamo via ed è anche l'ultimo.
E direi che ci siamo, ragazzi. Quindi okay, prendiamo queste due bustine. Sì, sì, no? Sì, va bene, dai, proviamo. Andiamo con questa, dai. Poi, ragazzi, comunque non si ferma qui, perché vedi, guardate quanta roba esposta ha di Pokémon qui. E te l'avevo detto io che qua c'era un sacco di cose. Però noi per ora ci limitiamo a queste due bustine. Va bene, dai, va bene. E ragazzi, altre due bustine, nonna. Queste le andiamo a aprire tra poco, ma forse una ce la teniamo per lo short. Scusa, te l'avevo detto io. È un'esperta, io non ce la faccio più. È un'esperta. Te l'avevo detto. Bene, ragazzi, mentre ci andiamo a sedere, questa è un'edicola che si trova a Rimini, di nome La Chiacchiera. Il signore è super gentile e poi l'edicola di alta classe. Intanto la nonna ci apre la nostra bustina. Vediamo se questa è fortunata. E l'altra la troverete nello shorts collegato. Quindi speriamo che questa è fortunata. Ancora non abbiamo fatto grossi pull da esaltazione. Guarda, tieni un attimo. Tipo Lugia. Trovamelo un altro Lugia, nonna. Speriamo, dai, speriamo. Un'altra alternativa, un qualcosa. Ti prego, trovami qualcosa. Scusa, che non voglio, io voglio più di te. Vediamo se qua sbrilluccica qualcosa. Codicino. Il codicino bianco. Lo rifacciamo vedere il codicino per bene. Ecco qui. E vediamo carica, il contenuto. Trappola. Ok. Dai, anche la TG, dato che abbiamo visto che è bianco il codicino. Affascinante. Affascinante. La reverse è niente, ragazzi, anche questa no, volta. Guarda, oggi non pulliamo. È proprio niente. È negativa oggi, mi dispiace, ma guarda un po'. Mannaggia. Comunque, nonna, finora avevi detto che pullavamo, le dico le migliori, le mie preferite, quelle dove ho trovato il mondo, Charizard, non abbiamo trovato niente. Che succede? La giornata non va bene. Va bene, comunque adesso stiamo andando nell'ultimo negozio, ma adesso vi voglio svelare dove eravamo prima. La prima edicola si trova a Riccione, è l'edicola Baiocchi in Corso Fratelli Cervi. Super gentile la signora. Bravissima, voglio, è stato di una gentilezza. Aggarbatissima. E la seconda edicola invece è l'edicola La Coccinella di Perla Verde. Andiamo nell'ultimo negozio, non edicola. Che siano gentili e che si trova qualcosa di buono. È super nonna, grande nonna. E come vi dicevo, ragazzi, adesso non andiamo in un'edicola, ma in un negozio, quindi andiamo a vedere se troviamo veri affari. Andiamo a vedere. Ragazzi, qui abbiamo un sacco di giochi a tema Pokémon, ma soprattutto anche delle carte. Intanto però gustiamoci i giochi, tipo Lego dei Pokémon, e anche di qua dovrebbe esserci, se non sbaglio, sì, ok. Questi sono album fenomenali, incredibili, ragazzi, ma a noi non interessano questi perché siamo a caccia di affari a tema Pokémon, però con le bustine e le carte. Di sicuro qui non troveremo l'affare che stiamo cercando, ma intanto abbiamo visto alcuni giocattoli veramente, veramente carini. Qualche raccoglitore, niente male. Ma adesso, Phoenix, cosa ne pensi di tutto questo? E abbiamo visto anche questo mega negozio pieno di giochi. Non abbiamo acquistato niente alla fine per il semplice fatto che veri affari non ce n'erano, nonna. No, giusto? No, non ce n'erano. E ci vediamo in un prossimo video. Ciao!